Il 1° ottobre avrebbe compiuto 39 anni. Stefano Cucchi, il geometra romano arrestato nel 2009 e morto in un letto dell'ospedale Pertini una settimana dopo, è stato ricordato con un memorial nel giorno del suo compleanno. Il Parco degli Acquedotti, proprio il luogo in cui venne fermato 8 anni fa, ha ospitato Corrigo Stefano, la maratona giunta alla sua 3ª edizione. Si tratta di un appuntamento importante perché avviene a pochi giorni dall'apertura del nuovo processo. Alla vigilia del processo vero, quello che punta dritto verso la verità. È un processo che è esattamente speculare rispetto a quello che abbiamo vissuto, che è stato un disastro giudiziario di proporzioni bibliche, quindi è un processo che finalmente punta dritto verso la verità e noi contiamo che venga provata. In prima fila, come sempre, Ilaria Cucchi, sorella di Stefano e fondatrice dell'associazione Stefano Cucchi Onlus, che si batte per il rispetto dei diritti umani. Insieme a lei, tante persone comuni hanno voluto essere presenti. Il motivo per cui ho deciso di correre è perché è un modo per esprimere non solo solidarietà alla vicenda, quindi alla famiglia dei Cucchi, e per ribadire più che altro una questione purtroppo continua a essere ogni tot sulle cronache italiane, quindi una questione delle morti di Stato. Sono anni che io vengo qui, da quando non c'è più Stefano, perché è assurdo che in un paese civile un ragazzo esce e viene trattato in questo modo, indipendentemente da chi sia, come sia, dove sia. Il 13 ottobre si apre una nuova pagina nella storia del processo Cucchi e nella storia della giustizia italiana, che avrà modo di dimostrare la sua capacità di stabilire una volta per tutte cosa è successo quella notte di 8 anni fa.